Bentornati su New Audio. Io sono Alessandro e oggi torniamo sui prodotti Nagaoka. Nel primo video abbiamo visto le jut 80 Black e Lapis Blue. Se ve lo siete persi, vi lascio la scheda allegata qui in alto e in descrizione. Ma torniamo a noi. Come avete letto dal titolo, in questo video analizzeremo la testina più economica della casa Nagaoka, la MP100H. Ma come sempre, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi e attivare la campanellina per supportare il canale. Detto ciò, possiamo incominciare! Per coloro che sono agli inizi o che semplicemente hanno un budget limitato, ma non vogliono perdere la qualità nell'ascolto della loro musica vinile preferita, vi consigliamo le Nagaoka MP100, una testina entry-level di tipo MP con una fascia di prezzo tra i 150 e i 200 euro, con o senza shell. Per il prezzo attuale o promozione disponibili, visita il nostro sito newaudio.it, link in descrizione. Per fornire le massime prestazioni possibili il magnete è sempre in sammario colbato. Il cantilever, parte fondamentale del gruppo mobile, è in alluminio aerospaziale della serie 17XXS. Il più rigido e leggero disponibile, così fornendo durevolezza e una bassa distorsione. Per la corretta gestione dell'energia la forma del cantilever è conica, come la punta del lago, da 0,6 mm in diamante articolato. La MP100 permette la sostituzione dello stilo da parte dell'utente, ciò è particolarmente importante perché riduce il costo di gestione nel tempo. Poiché gli stili di ricambio costano mediamente tra il 25% e il 30% della testina, mentre normalmente si arriva anche al 90%. Il Super Permaloy utilizzato è dello stesso tipo delle serie superiori, ma circa il 15% più sottile. Infine, facciamo un breve riassunto. La MP100 è ideale per coloro che vogliono una testina affidabile, di ottima qualità, prodotta secondo le tecniche più consolidate, e con materiale di estrema qualità, senza spendere molto. Con i loro toni e la loro neutralità non sfigurebbero affatto nemmeno in sistemi più costosi. Apro una piccola parentesi prima di concludere il video. Nelle riprese di questo video ho utilizzato vari accessori della Nagaoka, come ad esempio lo stabilizzatore, il pulitore per i rulli e dischi. Che ne dite di un video a tema accessori Nagaoka per giradischi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E con questo è tutto. Vi ricordo che tutti i prodotti della Nagaoka sono disponibili da New Audio. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti per supportare il canale. Al prossimo video.